Bentrovati con Schermi e Schermi, appuntamento settimanale dedicato al meglio del cinema in sala ma anche sulle piattaforme, con un occhio inoltre alle serie TV. E proprio di serie TV parliamo oggi. Primo titolo di questa settimana è un crime d'autore con lampi umoristici, ovvero Monte Rossi. 6 episodi per la piattaforma Prime Video del gruppo Amazon, diretti dal regista Rohan Johnson e con protagonista Fabrizio Bentivoglio. A produrre Monte Rossi è una casa di produzione specializzata appunto in crime e polizieschi, ovvero la Palomar di Carlo degli Esposti. Tra le sue punte di diamante ricordiamo il commissario Montalbano. Per Prime Video la Palomar ha adattato i racconti di Alessandro Robecchi, edito da Sellerio, e ha portato dunque sullo schermo le storie dell'autore televisivo, ovvero detective Carlo Monterossi. Chi è Carlo Monterossi? È un autore televisivo affermato che vive nell'ambiente milanese, un autore televisivo di successo, anche se lui è un po' insoddisfatto perché ha un suo preciso apparato valoriale e non vuole cedere alle sirene, commerciali o a quelle scivolate, diciamo, nella TV ansiogena o curiosa che gli vengono proposte. Un giorno Carlo Monterossi si trova, suo malgrado, coinvolto in una serie di delitti e così, parallelamente alla polizia, decide di indagare insieme ai suoi fidati coautori. Qual è il punto di forza e il punto di debolezza di Monterossi? Il punto di forza assolutamente è l'interpretazione di Fabrizio Bentivoglio. Scusate il lapsus, ma Bentivoglio sagoma perfettamente Carlo Monterossi. Gli dà quello sguardo curioso, ironico, divertito e al tempo stesso scocciato e stropicciato. Nei suoi occhi c'è una luce acuta, irriverente, ma anche sagace. E inoltre, altro tratto significativo della serie è la brillante regia di Rohan Johnson, che fonde atmosfere crime, noir e polizieschi con racconti ad alto dosaggio di ironia sottile. Davvero stilisticamente ben realizzato e ben interpretato, i punti di debolezza forse sono nella compattezza narrativa. Non sempre alcune svolte narrative appaiono ben solide o efficaci e a volte lo svolgimento non tiene bene compattezza necessaria. Ma questo poco importa perché, ripetiamo, la carica stilistica di Rohan Johnson e l'interpretazione di Fabrizio Bentivoglio rendono comunque il prodotto assolutamente valido, efficace e coinvolgente oltre che divertente. Ricordiamo però che Monterossi è indicato per un solo pubblico adulto. Io ho aperto la porta e quando sono ritornato c'era questo qua. E lei cosa ha fatto? Ho pensato a una donna. Mi hanno sparato. Dei due morti e il mio tentato omicidio. Monterossi! Aiuto! Io sto cominciando a farmela sotto. La polizia cosa dice? Non ci stanno capendo un cazzo. E allora vediamo di capirci qualcosa noi, no? Sembra una banda, Monterossi. Che c'era a mangiare? Cucina tradizionale milanese. Risotto? Sushi e sashimi. Yeah, you really got me now. Amore e mistero. Quello che è successo è ingiusto. Che per questo che mi sei sempre piaciuto. C'è la volta che ti devi mettere in gioco tu, in prima persona. Carlo, ma che c'hai? Non è da te. E hanno sempre sparato, che influisce quello. Seconda proposta questa settimana, una serie che ci conduce in casa Rai, ma anche oltreoceano, ovvero sull'orizzonte del gruppo HBO. Parliamo dell'attesissima terza stagione dell'Amica Geniale, storia di chi fugge e di chi resta, adattamento appunto del terzo romanzo appartenente alla tetralogia scritta da Elena Ferrante.
Negli anni si è sviluppata proprio una Ferrante Fever, una febbre da Elena Ferrante, non solo per la curiosità nei confronti di questa misteriosa scrittrice di successo, ma soprattutto per questo, appunto, questa tetralogia, questo racconto in quattro volumi che ha come titolo L'amica geniale. La storia di due ragazze che si incontrano sui banchi di scuola nel Rione, nell'Italia del dopoguerra, e che attraverso la loro crescita vediamo anche i cambiamenti sociali, non solo della dimensione dell'Interland napoletano, ma anche dell'Italia tutta. In questo terzo capitolo troviamo le due protagoniste, Lila e Lenù, rispettivamente Gaia Girace e Margherita Mazzucco, vivere la stagione, diciamo, non più dell'adolescenza ma dei vent'anni, giovani donne che si affacciano alla vita, e questo affacciarsi alla vita coincide anche con la soglia degli anni 70, quindi con una rivoluzione sociale, culturale, ma anche nel racconto della figura femminile. In loro c'è sempre questo percorso, cioè, di voler provare a uscire dal sentiero, dal rione, dalla dimensione di appartenenza che tende a fagocitarle in un ambiente repressivo, ma al tempo stesso c'è anche non solo il desiderio di frattura, di rompere queste catene, ma anche il bisogno di ritrovarsi nei legami e nei ricordi, e soprattutto in questa loro relazione d'amicizia corrente alternata. La terza stagione dell'Amica Geniale è diretta da un grande regista cinematografico, Daniele Lucchetti, che raccoglie il testimone dopo la prima stagione firmata da Saverio Costanzo, la seconda stagione sempre da Saverio Costanzo, insieme all'altra bravissima Alice Rohrwacher. A scrivere l'adattamento troviamo sempre Costanzo, insieme al premio Strega Francesco Piccolo e la stessa Elena Ferrante. Consigliamo dunque questo prodotto a un pubblico adulto, di adolescenti accompagnati, perché davvero è un bello sguardo che fonde realtà e pagine di grande letteratura, ma soprattutto che ci riconsegna un ritratto dell'Italia tra gli anni 60 e 70, avvolto in una corsa verso il cambiamento, ma soprattutto a valorizzare un'immagine della donna che desidera affrancarsi ma non rinunciare alla sua dimensione valoriale. Davvero una bella proposta che troviamo, ricordiamo, in casa Rai sulla piattaforma Rai Play. Elena. Tu mi fai girare. Mi dispiace solo che non ho notizie di Lila. Una bambola. Che volete imparare da gente costretta a vivere così? Sei una scrittrice, usa il tuo ruolo. Una bambola. Ognuno si racconta la vita come gli fa più comodo. Come fossi una bambola. Terza proposta tra inedito e già visto. Arriverà infatti sui canali Rai da marzo 2022 una serie molto attesa con Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Parliamo della serie Noi, che è l'adattamento di un'acclamata serie statunitense che si è imposta negli ultimi anni vincendo numerosi riconoscimenti. Parliamo di This Is Us, firmata da Dan Fogelman per la rete NBC. This Is Us è un family drama che abbraccia un racconto storico, quello dell'America dalla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, fino ai nostri giorni. Un racconto sociale, culturale, ma soprattutto un grande romanzo familiare. La storia della famiglia Pearson, di questo legame tra i coniugi Jack e Rebecca, interpretati dagli attori Milo Ventimiglia e Mandy Moore, e i loro tre figli. La coppia all'inizio degli anni 80 sta aspettando tre gemelli, qualcosa va storto nel parto, purtroppo uno non muore, ma la coppia decide di non chiudersi nel dolore, bensì di
aprire le porte della propria famiglia all'accoglienza. Così decide di adottare un bambino rimasto orfano e presente proprio negli stessi giorni in ospedale durante il parto di Rebecca. Inizia così questo racconto avvolgente, intenso, coinvolgente della famiglia Pearson. Particolarità è che la narrazione non segue un iter lineare, cronologico, ma bensì puntata dopo puntata ci propone delle istantanee della famiglia Pearson che passano all'interno dello stesso episodio dagli anni 70, 80, 90 e 2000. Insomma, un percorso di suggestioni non cronologiche ma di grande effetto che la bravura degli attori rende ancora più efficace. Ricordiamo che la serie This Is Us è disponibile in tutte le stagioni sulla piattaforma Prime Video del gruppo Amazon, ma anche sulla piattaforma Now del gruppo Sky, come pure sul canale 28 del Digitale Terrestre, ovvero sulla rete TV 2000 della Conferenza Episcopale Italiana. This is the biggest moment of your life. Now, which one of you is pregnant? I'm sorry, guys. I need to cut. Kevin, I know you care about the character. I do care about that. So say the line or find another job. I found him. My father. He is looking good. You hear that, babe? We got a boy. That means it's not right. Some oxygen for her, please. So what's happening? Your wife is in distress, Jack. When the rain falls down. 36 years ago, you left me at the front door of a fire station. Tell me to wake the hell up. Tell me to lose the damn weight. We lost the third baby, but you have two healthy children, Jack. Screw you. You want to meet your grandchildren? There is not a single day that goes by that I don't think of the child I lost. Go see your babies. They're excited to meet their father. I think maybe they got a good one. Hey, you want to be fat friends? I can't fall for a fat person right now. I guess I'll lose the weight then. Quarta proposta è un titolo che ci conduce in casa Sky e sulla piattaforma Now. E lo diciamo da subito, è un titolo adatto solamente a un pubblico adulto capace di gestire i temi in campo. Parliamo della serie And Just Like That, un sequel o un revival della serie cult Sex and the City, ideata da Darren Star e che ha caratterizzato la televisione anche in chiave rivoluzionaria nel bene e nel male tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. L'ultimo Chuck risale al 2004. Ci sono stati poi due episodi cinematografici e a distanza di quasi 20 anni l'autore insieme alle protagoniste ha deciso di tornare a raccontare le storie di queste amiche newyorkesi che ormai hanno superato i 50 anni e quindi tutto è cambiato rispetto appunto a quello che è il sogno dell'America di fine anni 90. Le protagoniste, appunto, Carrie, Miranda e Charlotte, interpretate dalle attrici Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Christine Davis, hanno oggi 50 anni e si guardano allo specchio, si pongono domande su se stesse, se sono soddisfatte come donne, come mogli, come madri, si chiedono se sono adeguate come madre, ma anche si chiedono se il lavoro che hanno scelto le realizza. Insomma, è uno sguardo introspettivo
sulla donna, al crocevia dei 50 anni, un racconto che però si tinge anche di possibilità, la voglia di guardare al domani con ritrovata leggerezza e entusiasmo. Non volendo occuparci in questa sede di alcuni aspetti per certi versi problematici della serie, come oltre al racconto della società statunitense anche l'indagare la dimensione dell'identità e della sessualità, quello che ci interessava e ci preme raccontare è questa riflessione sulla donna, questa interessante riflessione sulla donna a 50 anni nella chiave sì problematica ma anche della possibilità. Inoltre un altro dato da registrare è una riflessione sul senso della morte. Come di recente abbiamo parlato della serie Afterlife di Ricky Gervais, anche qui il tema della morte entra a gamba tesa. Ci ricorda che la sua presenza, ma la serie come in Afterlife ci disegna un orizzonte di possibilità, perché alla morte non viene data l'ultima parola, ma è un qualcosa che non si può evitare, ma bisogna imparare a convivere, guardando anche alla speranza. In un episodio significativo della serie una delle protagoniste, Miranda, interroga la protagonista Carrie e gli chiede se creda davvero che esista qualcosa nell'aldilà, in chiave perplessa. E Carrie, la protagonista, gli risponde assolutamente sì, rivelando un bisogno sincero di credere che esista un aldilà, che esista un luogo, un orizzonte dove potersi ricongiungere, dove poter riabbracciare i propri cari. Quindi temi anche di senso e significanti all'interno di un discorso, di un racconto allegro, spumeggiante, ma anche problematico, che ricordiamo è indicato solamente a un pubblico adulto preparato. The more I live, the more I find that if you have good friends in your corner, anything's possible. Carrie, party of three? Future is unwritten because we're all at different stages of life. Tonight, bring your A game. Hi! Come on in! How many dating apps are you on? I'm just waiting for someone to create a dating site that's called Here's the Man You've Been Searching For, Seema. This is X, Y, and Me. What about you, Carrie? Have you ever masturbated in a public place? Not since Barney's closed. Oh, honey! I remember when you kept your sweaters in the stove. There are always going to be roads not taken. So you can't have it all? No, you can. It's just really hard. You're not happy with who you are? Step out of that box and change! And just like that, after all the years and all the changes, you're still you. Hello, lovers. Quinto e ultimo titolo, una miniserie targata Rai disponibile sulla piattaforma RaiPlay. Parliamo della miniserie La Sposa, firmata da Giacomo Campiotti e sceneggiata da Valia Santella. Protagonista una bravissima, un'eccellente Serena Rossi. La serie è stata mandata in onda a gennaio 2022 su Rai 1 e ha ottenuto davvero un boom di ascolti. La storia ci conduce nell'Italia degli anni 60, un'Italia ancora fortemente rurale, fortemente agricola. Il racconto passa dall'orizzonte della Calabria, da cui proviene la protagonista Maria, interpretata da Serena Rossi, che accetta un matrimonio per procura con un giovane del nord, dalle parti di Vicenza, Italo, interpretato da Giorgio Marchesi. Il film dunque ci racconta la pratica del matrimonio per procura, un racconto di un'Italia ancora povera, il bisogno di mettere in moto l'ascensore sociale e di guadagnare in maniera disperata un po' di futuro. Se da un lato il racconto può apparire tradizionale, per certi versi convenzionale, la regia misurata
e dolce di Campiotti, che è un regista dei sentimenti. Ricordiamo che Campiotti ha diretto opere come Il ritratto di Giuseppe Moscati oppure di San Filippo Neri in Preferisco il paradiso, così come la serie Rivelazione Braccialetti rossi, sempre sulla Rai. Campiotti, appunto regista dei sentimenti, ci racconta questo romanzo storico popolare dove però mette in evidenza, oltre quasi a un messaggio ecologico, il bisogno di recuperare la relazione con la terra, soprattutto un ritratto molto bello di una donna, Maria, che sulle prime appare subire il suo futuro, accettare questo matrimonio per procura. In realtà all'interno di queste tre puntate avvia un percorso di reazione, di resilienza e di riscatto, dando veramente l'immagine di una donna forte, caparbia, tenace e libera. Serena Rossi è il punto di forza di questa narrazione, che riesce a dare veramente grandi sfumature al personaggio e a farlo uscire da un ritratto piatto e convenzionale. Quindi, se non tutto della narrazione può sembrare convincente, certamente la delicatezza e la dolcezza della regia di Campiotti e l'interpretazione significativa di Serena Rossi lo rendono un prodotto di certo interessante, da offrire a un pubblico adulto o di adolescenti accompagnati. Finisce qui il nostro appuntamento con Schermi e Schermi, non ci rimane che augurarvi una buona visione e come sempre vi ricordiamo di guardare le nostre puntate sul canale YouTube di Telepace.